Metal Gear Solid è uno di quei mostri sacri che nessun studio con un po' di sale in zucca si azzarderebbe a ritoccare. Questo per la grande importanza che ha avuto per il panorama videoludico, perché, ricordiamo, non solo ha definito il genere stealth, ma ha letteralmente plasmato il più moderno concetto di narrazione che troviamo oggi all'interno dei videogiochi, ma anche perché, è triste dirlo, ma tutte le cose belle hanno una fine, questa saga ha ormai fatto il suo tempo. Resta uno splendido ricordo, resta un qualcosa che letteralmente vive al di fuori del tempo, ma di questo parleremo in un altro video, e che ormai non vede nemmeno più l'appoggio del suo creatore, il celebre Hideo Kojima. E se c'è una cosa che sappiamo molto bene è che in questi anni c'è uno studio che ha dimostrato di non avere sale in zucca, sia perché ha trasformato nel corso degli anni le sue due più celebri saghe in artwork da dipingere su degli skateboard e da un'altra parte dei bellissimi video per ludopatici, ma anche perché negli ultimi mesi è stata ufficializzata l'esistenza del remake di questo capolavoro, di questo pezzo di storia del videogioco che mai mi sarei sognato di rivivere in un remake. Vedete, la mia posizione come Metal Gear è molto particolare. Se mi seguite da abbastanza tempo lo saprete, ho recuperato Metal Gear Solid 2 anni fa, tutto in live, vi lascio la playlist qui in alto a destra. Conseguentemente mi sono detto, se a distanza di 20 anni non è stato realizzato un remake, molto probabilmente un remake non lo vedremo mai. E invece a quanto pare mi sbagliavo. Prima di parlare nello specifico di Metal Gear Solid Delta, credo che sia opportuno fare un discorso macroscopico su quello che sta succedendo in questi mesi all'interno di Konami. È evidente che nell'ultimo periodo, realisticamente nell'ultimo anno e mezzo, all'interno dell'azienda, qualcosa forse abbia finalmente preso la giusta piega. L'anno scorso, ad ottobre, abbiamo avuto la Silent Hill Transmission, con la quale hanno letteralmente preso il brand di Silent Hill e l'hanno sparato ovunque. Su telefoni cellulari, al cinema e nuovamente sulle console, con un nuovo capitolo e un remake, quindi uno sguardo al passato e uno sguardo al futuro, cercando di acchiappare quanto più pubblico possibile su quante più piattaforme possibili. Considerata la forte attenzione che è stata dedicata al brand di Silent Hill, io, come molti, mi aspettavo che sarebbe stato lo stesso per Metal Gear. Così non è stato, perché l'annuncio di Metal Gear Solid Delta è avvenuto nel corso del PlayStation Showcase di maggio, con un pessimo trailer in computer grafica che tutto può far pensare fuorché ad un trailer fatto con amore. Quindi sì, sembra che in Konami qualcosa si sia effettivamente mosso, e adesso, a mente fredda, dopo averci pensato a lungo, credo di avere anche capito la ragione per cui la stessa attenzione non è stata posta su Metal Gear Solid Delta. Sto indicando qua perché ho appoggiato Snake Eater qui accanto a me. Silent Hill è un brand che può tranquillamente andare avanti. Possono realizzare nuovi capitoli, hanno messo insieme un team di persone che hanno collaborato alla realizzazione di Silent Hill 2 per la realizzazione del remake e coinvolto dei nomi più o meno autorevoli per lo sviluppo dei successivi capitoli. Metal Gear Solid, d'altro canto, nasce dalla mente di una singola persona, che è Hideo Kojima, e senza il creatore di una saga che fa dell'autorialità la sua parte centrale, questa saga non ha futuro. Credo che sia questa la ragione per cui questo remake è stato annunciato con così tanta freddezza e non sia stata data una prospettiva per il futuro. Il massimo che abbiamo visto sono le collection dei vari Metal Gear, la prima parte è già uscita, la seconda uscirà in seguito, che però sembrano essere letteralmente il compitino. Per quanto riguarda Metal Gear Solid Delta, il problema numero uno attualmente non sembra essere il progetto in sé, quanto le aspettative eccessivamente alte e a tratti insensate di molti videogiocatori. Mi è capitato di discutere con persone all'interno del gruppo Telegram. Sì, c'è un gruppo Telegram, potete entrare, trovate il link qui in descrizione. E leggendo molti commenti online, sembra che tante persone si aspettassero una specie di Phantom Pain in salsa Snake Eater. Quindi letteralmente questo gioco qua, con una componente ludica completamente rivista
e con possibilmente addirittura nuovi contenuti. Credo che questa sia una delle idee più sbagliate che si possano avere, e il perché è molto semplice, non lo dico io, ma lo dice letteralmente il nome del progetto, lo ha detto Konami. Delta è un simbolo che è stato scelto per una ragione, perché significa cambiamento, differenza, senza che ci sia però una modifica alla struttura. Quello che abbiamo potuto apprezzare all'interno dello showcase tecnico, all'interno dell'Xbox Partner Preview, è stata la componente tecnica, è stato il vedere quegli splendidi ambienti che ci hanno fatto sognare nel 2004 con un look estetico completamente inimmaginabile per i tempi, un qualcosa di pazzesco possibile grazie ad Unreal Engine 5 e tutte le ultime tecnologie del caso. Questo remake sembra letteralmente essere una manovra commerciale per i nostalgici, per i nuovi avventori della saga, perché avendo reso disponibile la Master Collection, c'è chi potrebbe giocare Snake Eater, potrebbe innamorarsene e successivamente decidere di recuperare anche il remake, o viceversa. Quello che veramente dovremmo aspettarci da questo remake è un prodotto che cerca di incarnare il più possibile l'essenza dell'opera originale senza toccare quella che è la sua struttura. Quindi è lecito aspettarsi un gameplay che non sia minimamente paragonabile a quello di Phantom Pain, ma dobbiamo piuttosto focalizzarci su quello che ha reso celebre Snake Eater, su quelli che sono i contenuti che già a suo tempo erano incredibili, erano unici, perché lo sono ancora oggi. Potenzialmente potrebbero farci vivere un'esperienza, non dico straordinaria come è stato a suo tempo, perché credo che sia piuttosto difficile replicare il successo di un qualcosa che ha avuto questo successo, scusate la ripetizione, anche grazie al contesto in cui è uscito, ma almeno un'esperienza piacevole. Trovo che sia giustissimo arrabbiarsi con Konami, ma è ingiusto farlo prendendo Metal Gear Solid Delta come capro espiatorio, perché se siamo così arrabbiati con questa azienda è per tutto quello che è stato fatto negli anni. Il pachinko, il merchandise, il modo in cui hanno lucrato su un qualcosa che ormai concettualmente non gli apparteneva nemmeno più, perché quel senso di appartenenza era evidentemente sparito. Metal Gear Solid, così come Silent Hill, sono stati trasformati in una macchina per generare soldi, nel modo più sbagliato possibile. E credo che in parte sia questa la ragione per cui tante persone oggi si aspettano così tanto da Metal Gear Solid Delta, e trovo che sia giusto, e dall'altra parte si accaniscono così tanto e trovo che sia ingiusto, perché l'alternativa sarebbe stata il prendersi la licenza poetica di rivedere Metal Gear Solid 3 Snake Eater cercando di modificare il design delle aree di gioco in funzione di una nuova struttura ludica il più moderna possibile, ancora più all'avanguardia di quella di Phantom Pain, andando inevitabilmente a trasformare Snake Eater in qualcos'altro. Un po' come abbiamo visto con Final Fantasy VII Remake e quello che sarà Final Fantasy VII Rebirth. Ma Square Enix ha evidentemente centrato il punto, ha fatto gol. Konami sicuramente non avrebbe avuto le stesse capacità. Vi invito a farmi sapere qui sotto nei commenti quali sono le vostre opinioni circa Metal Gear Solid Delta, che cosa vorreste vedere all'interno di questo remake e quali sono le vostre considerazioni circa l'operato di Konami degli ultimi anni. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto dai Crew Dudes.